La settima stagione del Paradiso delle Signore viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla rete Ammiraglia Rai e sulla piattaforma streaming Rai Play. Le anticipazioni dello sceneggiato creato da Gianandrea Pecorelli per l'episodio di lunedì 17 ottobre rivelano che Matilde Frigerio di Sant'Erasmo, Chiara Baschetti, renderà partecipe la contessa Adelaide, Vanessa Gravina, su quanto accaduto col marito Tancredi, Flavio Parenti. Clara Boscolo, Elvira Camarrone, intanto, mentirà a Don Saverio, Andrea Lolli, riguardo al suo alloggio. Nel frattempo Alfredo Perico, Gabriele Anagni, aiuterà la nuova commessa trovandole una sistemazione di fortuna in magazzino. Vito Lamantia, Elia Tedesco, invece, giungerà nel capoluogo lombardo più che mai intenzionato a divenire il nuovo contabile dell'atelier. Mentre Gloria Moro, Lara Kumar, si riprenderà il ruolo di capocommessa. Ezio Colombo, Massimo Poggio. In ultimo, deciderà di chiedere alla zia di Marco, Moisè Curia, di aiutarlo con l'annullamento del matrimonio con Gloria. Le trame del Paradiso delle Signore 7 per la puntata che andrà in onda lunedì 17 ottobre anticipano che Matilde deciderà di raccontare alla contessa Adelaide gli ultimi accadimenti legati al suo rapporto col marito Tancredi. Frigerio, nel mentre, sarà ancora adirata con Vittorio Conti, Alessandro Tersigni. Reo di aver usato una sua frase per lo slogan per la campagna di sensibilizzazione e non vorrà perdonarlo. Clara, successivamente, dirà a Don Saverio di essere una nuova coinquilina della casa delle ragazze. Ma ciò sarà una bugia in quanto la nuova commessa del grande magazzino milanese alloggerà in una sistemazione di fortuna all'interno del magazzino. Grazie all'aiuto fornitole da Alfredo. Gli spoiler della soap opera nostrana per l'episodio che sarà trasmesso lunedì 17 ottobre riportano che un nuovo personaggio arriverà in quel di Milano. Ovvero Vito Lamantia, il quale sarà più che mai deciso a prendersi il ruolo di contabile dell'atelier. Al Paradiso, inoltre, alleggerà l'ipotesi di creare una rubrica di posta per attirare l'attenzione delle clienti. Gloria, intanto, tornerà a vestire i panni della capocommessa, dopo che Irene Cipriani, Francesca Del Fa, ha deciso di abbandonare tale ruolo una volta che la mamma di Stefania, Grace Ambrose, è tornata in libertà. Ezio, in ultimo, sceglierà di mettere da parte l'orgoglio e, deciso più che mai di ottenere l'annullamento delle nozze con Moro. Chiederà ad Adelaide di aiutarlo in tal senso.